Mandi mandi microtubers. Mandi mandi microtubers. Vi presentiamo Micro Festival, un festival itinerante che con il format Micro TV si sposta nei micro paesi del Friuli, capitanato dalla producer Alma, che ha ingaggiato noi, il Dittico e la Lu, chiamandoci però gli stronzi de Milan, per documentare il tour del programma Comuni non comuni, ma essendo la versione estiva si chiama Comuni non comuni Splash. Insomma, tutto questo è Micro Festival. La missione. Capitolo 4. Libertà! Libertà per i minatori! Allora, andiamo a cave. Cave del predil. Perché si dice lo predil? Non sa niente, neanche a me però. Allora, cave del predil, le miniere. Cave del predil è il lago. Cave del predil, i fiumi. Vabbè, a gente, i minatori. Che sei sempre interessanti, muscoli. Ma cosa hai fatto? Fermo, santo Dio! Allora, ande a cave del predil. Comune, non comune, sicuramente non comune. Ande a vedere cosa che c'è. Se ti te sta fermo, te va con l'ori oggi. Te fa agita. Se no, te sta fermo, niente. Cave del predil. Cave del predil! Cave del predil. 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 Chissà, forse se dirà Cave del Predil, effettivamente subito ci sembra qualcosa di molto esotico. Ma appena arriviamo in Slovenia, la musica cambia. Ali bo danes plesu dežju ali senčnikom? Nikoli se ne ve, trenutno. Attraversiamo il confine per la seconda volta, superiamo il lago di Raibl e ci troviamo finalmente a Cave, un grandissimo paese in cui però sembra non esserci nessuno. Persi in Carnia. Siamo in Carnia? No. Siamo sicuramente confusi, ma ci rifugiamo al barcone. Il bar di Marcone, un omone dal gustone d'archettone. Per fortuna arriva Gianni a schiarirci le idee. Finalmente possiamo fargli la fatidica domanda. Gianni, ma si dice Cave del Predil o Cave del Predil? Puoi chiamare in tutti e due i modi. Cave del Predil veniva chiamato più da quelli in lingua slovena. Predil. Mentre Predil è più italianizzato. Ci spiega che siamo stati molto fortunati a trovare una giornata di sole. Qui piove così tanto che si sciolgono addirittura i copertoni sui cartelli. Cave è tristemente nota a livello internazionale per essere lo sciacquone d'Italia. Lo sa anche Ciccio Pescatore. E allora, signor Ciccio, nonostante l'acquazzone allora, che c'è stato, lei se ne esce? Allora, a me tutta sta pioggia. Cave del Predil, mi sembrava. Ma Cave è conosciuta soprattutto per la miniera di zinco e piombo. Nota già in epoca romana, è entrata in piena attività con Filippo d'Asburgo, detto il Bello. Beh, bello non mi sembra. Ora lo vedi così, ma è stato lui a inaugurare la partecipazione austriaca a Mister Olimpia. Ehi! Ma bando alle ciance, Gianni ci porta a vedere la sede dell'associazione Ex Minatori e nella suggestiva sala degli impiccati, che non è altro che uno spogliatoio con un sistema innovativo per posare i vestiti da lavoro. Oggi è una sala espositiva che da poco è stata accorpata al polo museale dell'ex villaggio minerario di Raibl, nome austriaco di Cave del Predil. Possiamo confermare che le pietre piene di piombo e zinco pesano un sacco. Nella sala non manca la sezione folklore, con tanto di costumi locali ed inquietantissimi Krampus. E quando vengono i bambini qua, che io li faccio provare il telefono, non sanno come farlo andare perché... Qui è tutto a tema minerario, perfino i giochi in scatola. E andiamo con l'unboxing. La confezione si presenta in ottimo stato. Il gioco è progettato dal genio Iacovitti. E stai divagando, ci sono altre cose molto più interessanti su Cave. Durante la prima guerra mondiale, qui era zona austriaca, gli austriaci che stavano ammassando le truppe nella zona di Caporetto, dove c'è stata quella famosa battaglia, la disfatta, hanno usato la miniera di Cave per far passare le truppe inosservate. Non passano certo inosservate le due chiese, una di fronte all'altra, quella storica e quella iniziata quando il paese era popolato da migliaia di lavoratori legati alla miniera. A giudicare da cosa puntano i cannoni, non è piaciuta molto quest'opera incompiuta. E finalmente è il momento del pranzo! La vita in miniera è faticosa, abbiamo bisogno di energie, quindi via col piatto del minatore a base di salsiccia e fagioli. Sono le verdure. Dietetico. E con il leggerissimo frico con polenta. La microscheda! Cave del Predil. Il piatto del minatore. Il piatto del minatore. Allora, c'ha fagioli, salsiccia e... fatta col sugo, insomma una roba bella pengia. La particolarità è che gli abitanti sono quasi tutti persone che hanno avuto a che fare con la miniera. La frase classica che si scambiavano i minatori quando uscivano o entravano in miniera, che sarebbe Glückauf, chiaramente di origine austriaca,
e vuol dire buon ritorno praticamente, come un augurio per quelli che entravano, che potessero tornare su sani salvi. Mi ricordo la luce, sì. Lo show! Ma basta! Ma eccolo il filone dorato di Micro TV, che con il suo show, giochi, musica e danze sfrenate permette al pubblico di gioire e soprattutto di arricchirsi, non solo grazie a ricchissimi premi in palio. A mossa, sei una roba importante, tutti insieme, avanti. Rullo di tamburo e dai, dai. Brave! Ed è il momento di presentarvi il più ridanciano della carovana. Buonasera a tutti, mi me chiamo e sono il tecnico del Micro TV. Mi vengo da una città de Porto, ma mi sono anche poeta. Te gaioci de do colori diversi, come quei cani che vivi tal freddo. Come quei cani che vivi tal freddo, te me cori incontro, carica de voglia, ma non te arrivi mai toccarme. Per via che tal mio cuor se afa e ti tega paura di morir de freddo. Anche i poeti se costretti a andar tal scuro fin in fondo dove che non si vede niente, quasi non si respira, per tirar fuori qualcosa de bon, solo che quel qualcosa prima di trovarlo tega di buttar via un sacco di roba che non servi a niente. E come in miniera, anche per cercare quel qualcosa de bonta, la poesia, qualchidun non ghe la fa, e ghe la sa le penne, disemo. E nessun si accorge, proprio come qua. Glück auf, cave del Predil! Dal cuore della foresta di Tarvisio, superiamo lo splendido lago di Raibl e ci spostiamo in direzione... Lo scoprirete nella prossima puntata. Eh sì, quindi io dal rap sono passato al mondo. Con quella collana del 72. 2 la vendetta. Oggi dovrei andare a casa. Te starà fermo. Con la vino ce la faremo, non ti preoccupare.